amico speciale per fare quello che ti pare. Perché di solito. Ciao, amici di Marzia Sportiva e benvenuti in un'altra intervista. Siamo ospiti del bar a Cimarosa con gli amici Ivan Di Berardino e il mister Fiorletta della New West Marzia Box. Vorremmo parlare di un argomento che di solito è meno trattato, ma che è importante nello sport, ossia lo sport e come rivincere. In quanto sappiamo che girare uno sport duro da combattimento, ma può essere anche un'altra risaltezza per alcune persone. Qua abbiamo un grande esempio di rivincita, che posso, a proposito di quello di del nostro libro. Lui è un anno che è entrato nel professionistico, ha degli incontri adesso all'attivo, e noi però vogliamo sapere come si è avvicinato a fare un girato e quello che intendo. Io all'età di 17 anni ho cominciato a frequentare la palestra, dove la vera Marzia Box, dove aveva la sede in via Roma, e da piccolino andavo a vedere gli allenamenti di Fiorletta e di altri ragazzi che facevano questo sport. E ho pensato anche io di portarmi dentro alla box. Ho cominciato a 17 anni e da dilettante ho avuto un bel po' di match. Poi niente, per un po' di problemi con la giustizia ho dovuto abbandonare questo sport. Questi problemi qui, grazie al manager De Clemente e al maestro Fioretta che hanno creduto in me, sono stati vicini e abbiamo voluto ripartire da capo, dove facendo due combi mi mancavano pochissimi punti per passare al professionismo. E l'anno scorso fatto quest'ultimo match da dilettante, abbiamo deciso di passare a professionismo. Ripeto che dopo un lungo periodo con i problemi con la giustizia, la box mi ha dato veramente molto per rimettermi in gioco. E quello che sto facendo, io devo dire solamente grazie a Pugilato che mi ha tolto da una marea di guai, di amicizie sbagliate, da in mezzo alla strada, e grazie alla box ora mi sento una persona, diciamo, che è rinata. Ma infatti lo sport, anche una persona che comunque ha avuto dei trascorsi, sappiamo, trascorsi che ha avuto, non è detto che si possa comunque riabilitare e puntare a qualcosa di più. E per questo noi vogliamo sapere anche quali sono le tue ambizioni che vuoi per il futuro e quello che speri che il Cimarosa ti possa dare. Io voglio fare una stagione 2015 piena, facendo un altro 4-5 match e poi per il 2016 puntare al titolo italiano. Io chiedo una cosa che per me è molto importante. Quando la gente sente parlare di me è come se stanno parlando di un mostro, di una persona che è cattiva e io sarei contento che la gente mi apprezzasse per quello che sono adesso, non per il passato. Il passato io l'ho vissuto sbagliato. Ho pagato, sto continuando a pagare per i miei errori del passato. Io dico sempre che è meglio guardare avanti, non guardare indietro. E per me fosse anche una grande rivincita che la gente mi guardasse in un punto di vista di Ivan che è adesso, non dell'Ivan che è stato nel passato. Noi speriamo che questo avvenga, sappiamo che il duro lavoro, sappiamo che mister Fioretta mi fa lavorare. Sì. Speriamo che man mano col tempo riuscire comunque a cambiare questa immagine che le persone
hanno tutti te. Adesso parliamo un po' anche con il Mr. Fiolletta e vogliamo chiedere quali sono realmente i programmi che dovrà affrontare questo professionista nel prossimo futuro. Sì, Ivan, dopo un paio di mesi rientra dall'infortunio che ha avuto alle mani, quindi il suo rientro è previsto per il 22 maggio alla palestra di Cesolino, dove spero che verrà molta gente a vedere questo rientro, che è molto importante per il continuo della carriera di Ivan. Poi dopo questo match, che spero vinca, faremo altri 4-5 match da qui alla fine dell'anno, per poi puntare il diritto al titolo italiano, che penso che la primavera del 2016 si possa fare. Speriamo per voi. Ancora con Ivan, che altro vorrei sapere, come è cambiata anche nella tua vita questi ultimi anni, da rispetto ai tempi in cui hai problemi per giustizia, anche a livello fuori dalla palestra, cosa è cambiato? No, fuori dalla palestra è cambiato. Io voglio fare un ringraziamento dal dottor Di Salvatore, il responsabile del quartiere della Rosana, che è stato lui a dare proprio la svolta alla mia vita, perché io in passato facevo uso di sostanze e di alcol. Ho avuto un programma con lui e frequentando questo programma io mano a mano mi sono sgurlato addosso tantissime cose brutte. E non bevendo più, non fare uso di sostanza, per me è stato molto. E mi sono buttato, adesso la mia droga, i miei vizi è la boxe. Per me è quello, la boxe è una droga sana, sì. La boxe e i miei cavalli, io amo i cavalli. Il mio rimettermi in gioco è stato questo. Di andare in palestra e tenere attorno delle persone che credono in me, che hanno fiducia. È duro dopo aver commesso tanti errori nel passato di acquistare fiducia da altre persone, dopo che sono stata una persona dal punto di vista bruttissima. E riprendere anche il buon stimolo, sì, hai una famiglia, quindi sì, ho mia moglie, sì, con mia moglie, ho mia figlia, una bellissima bimba, Giulia, e non voglio che venga puntata con il dito per i miei errori che ho fatto nel passato. La box è una svolta della mia vita, ripeto, è stata una soluzione per rimettermi in gioco, per far vedere all'opinione pubblica che l'Ivan non è l'Ivan della volta, ma è un Ivan cambiato. Grazie alla box, grazie alle persone che mi stavano dando fiducia, mi stanno dando tutto. Per me è molto importante questo. Questa è la grande cosa. C'è da aggiungere un paio di cose. Innanzitutto confermare le parole di Ivan, perché io sono testimone di quello che fa tutti i giorni in palestra. Sono 2 anni che si è buttato a capofitto della box, e quindi confermo in pieno quello che sta dicendo. Per lui è una riabilitazione di tutti i giorni, a differenza di quello che ancora sempre più in giro. Ivan in questo momento si allena, fa palestra e fa nulla. E l'unico hobby sono i cavalli, quindi non prendo le sue parole. Poi l'ultima cosa, se mi permette, vorrei ringraziare la vostra redazione, grazie a te, a Domenico e a Ivan, il nostro direttore, perché date sempre voce alla nostra attività e ai nostri programmi. Ti ringrazio e ringrazio voi per la disponibilità. Noi siamo contenti oltre di fare sport, di parlare del contorno che c'è nello sport e quelle sono anche le storie di vita importanti come questa di Pirattini. Se volete fare un saluto, perché per me è stata una grande intervista, è stata molto esaustiva. Io volevo fare dei ringraziamenti a dei sponsor che mi sostengono ogni evento che organizziamo. Vorrei ringraziare la lavanderia La Mimosa di Francavilla, di Franco Santa Lucia, la palestra Empire di Pierluigi,
il bar Cimarosa di Matteo Sanna che ci ha dato possibilità di fare questa intervista, e ringrazio anche gli altri piccoli sponsor che ci sostengono. Grazie a loro noi riusciamo a fare queste manifestazioni per portare avanti la box qui ad Avezzano, perché da poco noi ci siamo rilanciati alla grande, e anche grazie a loro che stiamo facendo questi match. Ragazzi, io vi ringrazio per la vostra disponibilità, ringrazio il mister Fioretta e il Pirattino, ringrazio anche il manager Armando che purtroppo non è presente. Vi diamo il nostro in bocca al lupo, sperando che tu possa, sei abilitato con il nome, e che sei, tu possa essere un esempio per altre persone, che sappiamo ci sono tante altre persone così, ma che puoi dare l'esempio di poter cambiare la vita, di fare qualcosa in più. Inoltre vogliamo proprio darti un bocca al lupo per il prossimo incontro di casi. Scusa, ti ribadisco, il 22 maggio nella palestra di Cesolino, eh? Ok, tutti presenti, Marco Aldo, e un saluto a tutti gli amici di Castica Sportiva, e arrivederci alla prossima.